Buongiorno, benvenuti a questa videoanalisi 16 dicembre 2016. Ieri il video con il siparietto iniziale a Will Survive, insomma, alla fine ha ceduto, il supporto 105 è caduto e crollato. Quali scenari adesso andremo incontro? È tutto un punto interrogativo. Certo è che con la caduta, la violazione, quindi da un punto di vista grafico-tecnico, c'è spazio per una discesa dell'euro-dollaro, così come anche quella che la politica monetaria delle rispettive banche centrali con la BCE ancora espansiva per 2017, invece verso un rialzo dei tassi, quella per quanto riguarda Federal Reserve, così come abbiamo saputo mercoledì scorso, dovrebbe effettivamente spingerci ancora di più. Ma oggi, siccome ci sono tante cose di cui parlare, è un momento caldissimo, anche se di fine anno dovrebbe essere più tranquillo. C'è un ospite speciale con me, c'è Stefano Gianti di Swissquote. Ciao Stefano, Buongiorno benvenuto. Renato, buongiorno a tutti. Allora, per quella che è la mia personale analisi, c'è stata la violazione del supporto euro-dollaro famoso EU105. Tu concordi oppure hai qualcosa? Lo Sì, vedo. decisamente il trend per il dollaro è ancora intatto, il dollar index è andato sopra area 103, non si vedeva a questo livello dal 2002, da dicembre 2002, quindi 14 anni fa, e stesso destino tutto sommato anche per l'euro dollaro che è andato addirittura a livelli ancora più bassi, in area 103,60. Il trend, come si vede qua dalle candele Fibonacci, effettivamente rimane ancora decisamente rosso. Io mi permetto di inserire un po' questo indicatore di momentum che filtra qualche segnale in più. Adesso Vedete provvedo, sì, adesso vediamo insieme. Eccolo là, vediamo questo adesso la tua piattaforma. che vedrete a breve sotto il grafico, effettivamente è un indicatore molto semplice, si chiama Vortex, è un indicatore di momentum, ovvero di forza relativa del trend. Quando la linea rossa prevarica quella blu, vuol dire che il trend è ribassista e viceversa. Cosa fa il Vortex? Misura semplicemente la distanza tra minimi e massimi, quindi è davvero molto, molto semplice da calcolare e davvero molto efficace. Questo è tra l'altro impostato a 100 periodi, quindi mi fa un'analisi di lungo periodo, può essere utilizzato su qualsiasi time frame. E vedete, è arrivato a livelli di picco molto, molto alti. Facciamo questo gioco che a volte è davvero molto utile. Vedete, siamo arrivati a questi livelli che tutto sommato non sono mai stati toccati nel recente passato. Qua andiamo anche a tirare lo strumento più importante, più efficace nel trading, che è la linea orizzontale. Vedete, siamo sopra a questi livelli. Qua avevamo dei massimi di forza relativa importante quando l'euro-dollaro arrivò sopra area 1,16 a maggio. Vedete, soltanto in quel momento, e poi su questo ribasso che abbiamo avuto l'anno scorso, proprio quando qua ci fu l'altro aumento dei tassi della Federal Reserve, siamo arrivati ad un momentum così forte, quindi il trend è ancora sicuramente intatto e potremo vedere ancora un nuovo test, a mio avviso, di area 1,0360 nei prossimi giorni, Renato. Ovviamente è difficile dire la dinamica se quando avverrà la parità, ma sembra, come dicevo prima, anche quello che è la politica monetaria, soprattutto Trump, perché la Federal Reserve dovrà marcare stretto Trump, quello che se manterrà fede alle promesse fatte, come dico spesso, tra il dire e il fare c'è di mezzo Trump, insomma, quindi bisognerà vedere effettivamente se ci sarà il taglio delle tasse, la spesa, investimenti, insomma, tutta una serie di misure. Secondo te, occhio e croce? Ci sono degli Sì, elementi che ti fanno guarda, tu pensare quando accennavi si il potrebbe discorso di Trump, arrivare? è normale che quello che impatta molto anche il fatto che c'è un disallineamento fortissimo ormai di politica monetaria. La Yellen ha annunciato tre aumenti dei tassi di interesse nel corso del 2017, anche se ricordiamoci che l'anno scorso ne annunciò quattro e poi ce ne fu soltanto uno. Però questa volta la situazione è sicuramente diversa. Trump vuole effettivamente una normalizzazione dei tassi ad un ritmo comunque più sostenuto. La Yellen, a mio avviso, sarà abbastanza costretta ad aumentare i tassi. Tutto sommato l'economia statunitense se lo può permettere, la creazione di posti di lavoro si mantiene ancora abbastanza buona. A livello tecnico, siamo con le Fibonacci rosse, per carità, quindi anche l'indicatore di momentum è impostato con il rosso. Qua vedete, tra l'altro, il trend è rimasto intatto dal 9 Dice novembre verso il da basso, quando le Fibonacci evidenziare anche che invertirono, il Vortex ha confermato questo trend. Poi vedi magari questo piccolo rialzo è stato esatto, filtrato dall'indicatore infatti era di proprio quello. momentum.
Sì, che bisogna guardare la linea sopra, dico a chi ci segue da casa. La linea sopra, sì, la linea sopra è quella che dà il trend. Quindi anche quelle candele verdi che si sono viste ai Kinashi, questo potrebbe essere un buon filtro, insomma, anche per capire. Esatto, tra quelli che magari uso io, dico io, discrezionale, questo potrebbe essere un ulteriore aiuto, indubbiamente, quindi che ci dice quasi, anche per comunque se sono fatte quelle verdi alla vigilia della BCE, della Federal Reserve, quello io consiglio buon senso come primo indicatore. Però ci sono anche questi, insomma, dove aiutano e danno. Facci vedere, interessante, dollaro yen, presumo che sarà un verde o blu, non so cosa hai utilizzato il blu per il trend al rialzo, e quindi è ovvio. Sì, esatto, qua è molto blu, qua è molto blu. Io quello che faccio è anche andare a vedere poi con una semplicissima linea orizzontale quante volte nel passato si è arrivata a questa forza. Se andiamo sul dollaro yen, vedete che nel recente passato non c'è stato, dobbiamo risalire al 2014 per trovare livelli di momentum così forte, con il vortex sopra questi livelli, quando risalimmo addirittura da area 108 a 121, quindi vedete proprio l'inclinazione, l'andamento dei prezzi alla stessa dinamica. Questo è molto interessante, perché se andiamo a ripetere lo stesso discorso, abbiamo il prossimo livello in area 121, quindi ci sono ancora 300 pips. Se andiamo a zoomare un pochino, vediamo che effettivamente nelle ultime giornate il momentum è tornato anche sul dollaro yen. In particolare, il dollaro si sta apprezzando contro tutte le valute, lo yen rimane il debole, quindi dollaro yen sta continuando a correre. E anche vedete, in questo caso piccole inversioni sono state proprio quello lì che volevo parlare. Anche in questo caso si vede come quelle candele rosse, che io avrei utilizzato il buon senso, l'ho detto anche durante, mi ricordo all'epoca, le videoanalisi, lì invece il vortex ulteriormente insomma, diciamo, chiamiamolo l'indicatore del buon senso. A questo punto il vortex direi che dice quando magari sarebbe il momento opportuno o meno di invertire, unito anche alle candele, ai Kinashi. C'è qualche situazione che hai sotto mano, sotto controllo, inversioni? Sì, guarda, tra l'altro le valute che vanno in trend, quindi anche con l'ausilio del vortex riescono a essere tradate maggiormente, sono sicuramente tutte le valute legate allo yen, come il dollaro yen che abbiamo appena visto, ma anche quelle legate alla sterlina. Questo è semplicemente il cable, il GBP USD, il terzo cambio più scambiato a livello globale. Ormai vedete qua, nel recente passato c'è stata tutta questa inversione di Kinashi con la conferma del vortex che è diventato rosso, e poi addirittura lì è sempre rimasto rosso, da ovviamente dal 24 giugno, che non è una data a caso, ma è la data successiva del referendum. E poi vedete, è vero che qualche piccolo long è stato filtrato, long che comunque sarebbe stato buono, però tutto sommato la tendenza di fondo è sempre ribassista, quindi tutti gli ingressi da area 1,47 ad area 1,32 a 1,33 quando qua ancora le Kinashi da verde passata rossa, e poi anche qua a livelli più bassi 1,30 sono stati confermati. E ora attenzione, perché se andiamo a zoomare, quello che ci interessa di più, la situazione attuale, da 1,26 l'impostazione è ancora marcatamente ribassista. Qua il vortex tra l'altro è con una pendenza rialzista, quindi vuol dire che il trend è ancora intatto, e potremo vedere su GBP USD livelli ancora più bassi. Renato, ribassista, attenzione, detto forse per volevi dire ribassista, detto è ancora ribassista il vortex, giusto? È rosso. Sì, no, nel senso questo è ribassista, nel senso che è rosso, vedi qua? Sì, okay, il rosso è sopra la linea blu, però la tendenza, cioè, della linea rossa è in quel senso lì. Okay. Quindi questo indica che il momentum, che la forza del ribasso è ancora quindi intatta. Anche l'inclinazione della linea è importante. Io pensavo solo il colore. Quindi, vedi? No, sì, no, guarda, di la verità, esatto, e questo è un piccolo dettaglio che ho fatto vedere in più. A me piacciono le cose semplici, quindi quello che davvero è importante è soltanto il colore. È soltanto il colore, però faccio notare questa piccola cosa in più, che vedi proprio l'inclinazione è come dire che il momentum è ancora intatto, quindi la forza del ribasso. Senti, a questo punto sono curioso, USD CAD che ha invertito al rialzo, USD CAD è anche un ottimo strumento, tutti sappiamo la correlazione che esiste con il petrolio. È vero che il petrolio tutto sommato rimane abbastanza forte, negli ultimi due giorni no, il dollaro americano però è più forte di tutti, e quindi anche USD CAD e Kinashi decisamente verdi, quindi rialziste, vortex ha incrociato il rialzo, io uso il blu per il rialzo, vedi addirittura qua dal 9 novembre, vedi c'è stato il Kinashi rossa, poi l'inversione e poi da lì
d'accordo con il vortex, dare 1,29 si è risaliti. Quindi quello che si cerca di fare è magari di prendere delle fasi di trend, poi quando l'equinasce inverte si esce, non si va contro il trend di fondo che ci è rappresentato dall'indicatore che abbiamo qui sotto, un vortex impostato a 100 periodi molto semplicemente, però si vanno a prendere poi tutti questi trend rialzisti che ovviamente con un trend di lungo periodo rialzista non è male assolutamente. Qua l'ultima inversione degli equinasci è avvenuta 1.3194, confermata dal vortex, e quindi anche in questo caso il trend rimane ancora rialzista, e anche in questo caso vedi l'inclinazione dell'indicatore di momentum ancora rialzista. Qua non c'è tutta quella forza che abbiamo visto prima su altre valute, perché per carità, se vai a vedere dove siamo ora rispetto al recente passato, questo ci può far capire che tutto sommato ci potrebbe essere ancora strada da percorrere. Interessante. È un modo comunque per non rimanere mai contro trend, questa è una certezza, diciamo. Che non è poco. Che non è assolutamente. Io nei giorni scorsi ho fatto vedere CAD yen, dollaro canadese contro yen, che ha un'implicazione, una forte correlazione con il risk on, quindi con Wall Street, dove c'è una forte lì tendenza anche al rialzo. Immagino che sì, già vedo, insomma, che il grafico anche qui. Siamo su un livello 88,63 di cui ho parlato nei giorni scorsi, fortissimo. Vortex, che dice da questo sì, punto? Sì, guarda, di vista? Qua scalo un attimino su 4 ore, che è anche un time frame che a me piace molto. Qua scarseggia un po' la forza relativa. Adesso aspetta che pulisco un pochino il grafico, che io sono sempre per le cose semplici e grafici puliti. Vedi, comunque il trend rimane ancora intatto. Vedi qua l'incrocio dalla linea blu che prevarica la linea rossa dal 14 novembre. E le indicazioni con le equinasci sono fantastiche, sempre, vedete, queste piccole inversioni vengono filtrate, ecco, vedete, tutte queste equinasci rosse non darebbero mai comunque un segnale ribassista, perché il trend di lungo periodo dell'indicatore vortex rimane intatto con la linea blu che prevarica quella rossa. Ora però attenzione, perché c'è un po' la perdita di momentum, però questo ci interessa poco, quindi appena avremo un'equinasci verde e poi la rottura magari di un massimo delle equinasci, potremmo tornare nuovamente a favore del trend rialzista. Senti, questo oro, molti mi dicono, quando finirà di crollare l'oro? Abbiamo iniziato l'anno in area 1060 dollari, poi come tutti sappiamo abbiamo avuto gennaio e febbraio con l'oro protagonista, si è prezzato più del 20%, poi ha avuto una lunga fase di distribuzione dei prezzi, è stato abbastanza incerto, e poi definitivamente da ormai il 10, vedete, stiamo ripetendo un po' questa data, il 9, il 10, il 14 novembre, quindi da quel periodo c'è stata un'inversione chissà di tendenza su molti. Chissà cosa è successo in quel giorno lì. Forse c'è stato qualcosa dall'altra parte dell'oceano, Trump, la Clinton, qualcosa del... 1337, però... dopo, quella notte lì, 1337 se non ricordo male, e poi da lì 9 novembre e poi da lì prende il crollo verticale. Al di là di quello che succede al mondo, per farla anche semplice nel trading, perché il trading può avere tante complicazioni, però bisogna, quando si fa proprio l'operatività, bisogna poi farla, cercare di rendere il tutto un pochino più semplice, perché non si possono sempre tenere sotto osservazione le 3000 cose che accadono ogni giorno. Certo. Quindi bisogna fare in modo che i grafici in qualche modo possano parlare, quindi qua vedete osservazioni semplici, qua si parla semplicemente delle equinasci quando inverte è a favore dell'indicatore di momentum, sì, quindi rosso con rosso, e quindi non possiamo fare altro che non andare long di sicuro, ecco, quindi mi raccomando, questo è un modo semplice per non rimanere mai contro trend, quindi rosso con rosso ci fa pensare alla vendita, vedete, poi qua c'è anche la rottura a ribasso dell'equinasci precedente, 1266, poi vedete che qualche candele equinasci ogni tanto verde è normale vederla, con il vortex rosso sicuramente non vai a invertire, quindi mal che vada o non sei mercato o rimani short, ecco, quindi non si fanno errori, anzi poi si sfrutta la tendenza, quella tendenza è ancora ribassista. Facciamo quell'esercizio che a me piace fare, quindi andiamo a vedere i livelli attuali del vortex, tiro la linea orizzontale, lo strumento più semplice da usare ma anche più potente nel trading, e vedete che tutto sommato questo livello di forza relativa così marcata l'abbiamo sfiorato nel maggio di quest'anno senza toccarlo, e poi dobbiamo tornare indietro addirittura nel novembre del 2014 per trovare questa
questo momentum così forte. L'inclinazione poi del vortex rimane ancora leggermente inclinata verso l'alto, quindi questo ci fa pensare che il momentum possa continuare. Cosa vuol dire? Che se sono short, rimango short al massimo, aggiorno il mio trading stop sul massimo di questa candela. Quindi però, vedendo la situazione passata, 2014 se non ricordo male, lì sembra, poi c'è stata effettivamente un'inversione poi del trend, però poi ovviamente è rimasto sempre quello. Il caso che hai fatto vedere sì, tu, lì, guarda, tu... quindi... sì, era questo momentum così qua favorevole. Guarda, sì. Poi c'è stata l'inversione del trend, però infatti a me quello che piace far sottolineare è che tu in queste situazioni o sei short e rimani short e sposti il trailing, così poi decide il mercato quando ritraccia a buttarti fuori, però non si fa mai quell'errore di andare contro trend, perché il contro trend, guardate, io lavoro per società di intermediazione finanziaria da ormai 7 anni, faccio trading dal 2007, quindi ne ho passate un po' di tutto, parlo con molti di voi, quindi so i comportamenti. Il contro trend è l'atteggiamento, cioè, per carità, ci sono strategie contro trend che possono lavorare bene, però è l'errore più comune, cioè comprare perché si è sui minimi, però poi il prezzo continua a scendere, quindi mettersi contro la tendenza principale è sicuramente la cosa più pericolosa. Qua o sei short e rimani short, o di sicuro non vai contro trend. Anche che comunque... se... anche se, caro Stefano, non so perché alla gente sembra che piaccia più contro trend che lavorare fuori di trend, non lo so. Infatti sui social network, che è un po' il termometro della situazione, tutti che chiedono ma quando inverte l'oro, ma quando inverte l'oro, invece di dire galoppare quello che è il trend ribassista, cioè devo dire sì, anche sì, guarda, ma prima o poi te lo dirà il grafico quando inverte, perché se andiamo a fare un esempio, vedete qua eravamo in quest'area di rosso di vortex e poi vedete qua c'è stata un'inversione, eravamo addirittura a febbraio, vedete qua c'è stata un'inversione, le finanze sono diventati verde, quindi poi il grafico ti dice guarda, io sto invertendo, è normale che magari non riesci a prendere il minimo perché il minimo era qua sotto, però vedi qua che trend è partito da 1115, siamo arrivati e finasci verdi, la prima rossa era in area 1227, quindi 112 dollari l'oncia dopo, quindi questo è davvero importante. Poi vedete il trend magari si stabilizza, ci sono delle fasi di distribuzione dei prezzi dove magari si riesce a prendere soltanto qualche piccolo long e poi parte un trend più cospicuo qua. Ora è successo il contrario, nel senso da questo incrocio siamo impostati a ribasso, poi qua è partito un forte ribasso e la logica è di cercare di seguire questi trend quando ci sono, però nell'appuntamento di oggi abbiamo visto davvero quanti trend ci sono sul mercato valutario, non solo. Bisogna avere pazienza, insomma, non affrettare. La pazienza del pescatore, diceva un mio amico, per fare trading, però attenzione, perché se uno invece non ha tanta pazienza, invece di fare trading magari sul grafico daily, può ridurre time frame come su un time frame, un grafico a 30 minuti per esempio. Sì. Poi ovviamente questo lo si vede anche lì, XAU USD la sigla, quindi oro quotato in dollari, quindi è molto sensibile a quello che è super dollaro Trump e quindi di conseguenza. Sì, qua mi fai un po' un assist perché mi piace anche far vedere che l'oro può essere quotato anche ovviamente XAU USD è l'originale quotato in dollari, esatto, però sì. Ci sono anche altri strumenti, questo è ad esempio la quotazione contro euro, vedete XAU euro, è normale che il trend è un pochino più debole perché il trend su XAU USD è molto forte perché il biglietto verde è marcatamente forte, qua però attenzione anche perché ci sono, vedete anche qua si rimane con una tendenza ribassista da 1096 euro per oncia e si è arrivati su un supporto. La situazione grafica è diversa, qua vedete siamo addirittura sopra un supporto precedente, stesso vediamo un po' con l'oro quotato in sterline addirittura, qua invece il trend è un pochino più marcato, siamo sotto il supporto precedente, però sicuramente quello che è più in tendenza è quello che abbiamo visto prima, quindi XAU euro, però anche in questo caso si possono fare delle osservazioni interessanti. Perfetto, direi tutto molto 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 interessante, grazie Stefano per questo oramai. Grazie Renato. Consentimi l'indicatore del buon senso, questo Vortex, visto che mi piace molto, lo utilizzo molto nelle giornate di formazione, utilizzate sempre pazienza, disciplina e buon senso, sono tre fattori elementi, quindi devo dire che questo Vortex mi piace. Grazie Stefano, allora buon weekend a te. Grazie Renato, grazie dell'invito, buon fine settimana a tutti. Arrivederci, buon weekend a tutti voi, l'appuntamento con la Video Analisi Forex è per lunedì prossimo. Arrivederci.